abbiamo il libro di Tiziana Di Iorio, il libro ha un titolo, devo dire, enigmatico, Contro. E lei è una giovane donna antropologa che si occupa in maniera molto attiva e anche molto sentita di contrastare la violenza in tutte le sue manifestazioni, non soltanto quella contro le donne, e quindi anche la prevaricazione, e tratta in maniera particolare di politiche di inclusione e questioni di genere. E proprio la violenza è il fil rouge, la tematica principale di questo libro. È una violenza più o meno palese e anche psicologica da parte delle persone che sono care alla protagonista, che si chiama Sara. E stranamente da questa violenza non sono esenti personaggi e persone come la madre, che di solito uno si immagina una figura salvifica, una figura tenera, protettiva, e né tantomeno il padre, che invece normalmente ha una funzione anche sociale, di, non di contrasto, ma insomma di controllo nei confronti dei figli, e né i parenti che lei nell'ambito del libro, la protagonista, cita come serpenti. Nessun adulto si interroga sui pensieri profondi che stanno dietro alle azioni dei bambini. Si limitano a guardare il risultato finale. Ma è così, nonostante tutti i progressi in materia di psicologia e quindi anche di materie che tu hai studiato, di cui tu sei, diciamo, ferrato in questo senso. Mi piacerebbe pensare che non fosse così. In realtà credo che nonostante progressi della psicologia, nonostante i tanti testi anche buoni che ci sono, che però andrebbero letti, in realtà non credo che siano molti gli adulti che davvero ascoltano i bambini. E molto spesso hanno già un'idea, ma per prima, un'idea preconcetta, preconfezionata, un bambino di 6 anni e mezzo, di quello che ci si aspetta da loro. E quindi ascoltarli e soprattutto ascoltare il loro espresso, cioè quello che è dietro le loro azioni o anche dietro le loro frasi, secondo me non si fa ancora. E quindi il tuo libro in un certo senso dà questo messaggio, perché io penso che il libro sia sempre utile, qualsiasi libro uno legge, in un qualsiasi testo dovrebbe ritrovare un qualcosa che può essere utile per la propria vita, quindi questo è, ecco, questo è senza volerlo, in realtà hai lanciato un messaggio che vuol dire proprio sentire i bambini, dare valenza ai bambini, che poi diventeranno degli adulti anche loro, ovviamente. Molto spesso assisto a situazioni in cui i genitori sono davvero impotenti alle continue richieste da parte dei bambini, ripeto, anche prima persona, certo, bambini, e quindi è faticoso, però appunto dovremmo cercare di andare oltre, che forse cercare di capire, beh, insomma, si spera che comunque ascoltando i bambini di oggi saranno gli adulti di domani, e quindi se impariamo ad ascoltarli anche loro imparano da noi, almeno voglio credere che l'esempio serva davvero a qualcosa. Quindi c'è una simbiosi proprio reciproca. Sì, l'ascolto che è l'ascolto attivo, appunto, non è soltanto stare a sentire la lagna del momento o il racconto del momento, ma cercare di capire che cosa c'è dietro quello che lui sta dicendo, lei sta dicendo. Quindi il tuo libro ha una funzione, in un certo senso, non è soltanto un racconto dentro di te, cioè la... Oddio, questo lanciare è un valore... lanciare un messaggio sicuramente vorrei lanciarlo, però. Allora, dicevo prima che ci sono delle cose molto profonde, alcune non dico sono delle poesie perché assolutamente no, però hanno un ritmo proprio che generano certe volte anche proprio una sorta di tenerezza, e come questa descrizione della nonna: era molto amata da tutti noi nipoti, nonostante il suo pensiero rigoroso, orgoglioso e duro, a tratti condito da una sottile e molto indistinta vena di sadismo. Ma solo pensandoci da adulta l'ho capita. Quel pizzico di sadismo era molto ben nascosto da una grande generosità, da una immensa dedizione alla famiglia, comprensiva di tutti i gradi di parentela.